Benvenuti a questo laboratorio dal basso, Future Movie Factory. È stato ideato dall'associazione Cinerapsodi di Taranto e principalmente è un percorso propedeutico alla figura del produttore cinematografico. È stato ideato pensando al contesto territoriale, specialmente la provincia di Taranto. E grazie in questi anni alla presenza della Film Commission, le produzioni cinematografiche del territorio hanno avuto un grosso sviluppo, però lavorandoci supportando, ci siamo accorte che c'è parecchia sudditanza per tutte le grosse entità che arrivano da Roma e comunque dall'estero. Autori, giovani registi, comunque non hanno le conoscenze adeguate per confrontarsi con queste produzioni, con queste case di produzione. Il laboratorio affronterà tutta la filiera produttiva, inizierà con lo sviluppo, la distribuzione. E riguarderà principalmente i finanziamenti, la progettazione in sé del progetto, di un'opera audiovisiva, e poi si rivolgerà ai market, quindi alla possibilità di distribuire in un mercato, in un possibile mercato, l'opera costituita. Non ruberò molto tempo perché già siamo in ritardo. La lezione di oggi riguarda la figura del produttore più i principali anelli della filiera produttiva. Oggi con noi c'è Graziella Bildersheim, produttrice indipendente, componente della commissione del MIBAC, è stata consulente di varie case di produzione, oltre a essere a dirigere il corso programma di di formazione formazione, sì. Maya, che riguarda comunque, sostenuto dal media, che riguarda comunque i finanziamenti, comunque tutta la produzione europea. Lascio, il rappresentante di Arti oggi non è potuto essere presente perché ha problemi di salute, cioè domani. Va bene, lascio la parola alla nostra Grazie, relatrice. Pietro. Io ho il mio microfono, Ah, sì, quindi ok. questo lo stacchiamo. Serve invece a voi nel caso in cui voleste intervenire, cosa che auspico e auguro. Allora, Pietro ha fatto una efficace introduzione. Penso che, intanto vi ringrazio insomma, per avermi coinvolta in questo laboratorio e vi faccio i complimenti perché la Puglia, almeno vista da Roma, mi dà l'idea di una nazione, sì, una nazione magari, di una regione molto vivace, una regione no, dove succedono tante cose, dove la gente è coinvolta appunto dal basso. La gente, i giovani, nella creazione di cose molto interessanti. Sicuramente la Film Commission ha avuto e ha ancora un grande ruolo in tutto questo, insomma, approfitto per fare gli auguri a Silvio nel suo nuovo ruolo, insomma, di assessore alla cultura di Bari, ma sicuramente l'impulso che ha dato, no, all'attività della Film Commission in regione credo che sia stato enorme. Diceva giustamente Pietro, le produzioni che vengono da fuori, no? Questo rapporto di sudditanza è una cosa che vediamo in moltissime situazioni dove non ci sono appunto delle strutture attive, dove non ci sono delle attività strutturate, appunto delle persone che hanno no? Le conoscenze, le cognizioni per poter gestire questo rapporto in maniera diversa se non quello del service, dell'essere appunto no, al soldo di chi arriva e deve produrre, giustamente bisogna guadagnare, giustamente tutti noi dobbiamo lavorare, però se capiamo quello che stiamo facendo forse ci dà una piccola possibilità in più.
Il mio obiettivo in questi 2 giorni è quello appunto di aiutarvi a capire. Vorrei per quello che utilizzaste questo quanto più possibile, insomma, visto che dobbiamo usarlo, se no comunque la nostra voce arriva bene. Mi sentite bene, vero? Al di là del microfono, mi trovo un po' fastidioso, però vabbè. Vorrei appunto coinvolgervi il più possibile, vorrei che mi esprimeste tutti i vostri dubbi, perplessità, le cose su cui possiamo andare a scavare un pochino più a fondo per, no, cercare di capire come migliorare, come capire, perché forse alcune cose non le avete mai masticate prima, non sapete come sono nella dinamica di questa professione, no? E per fare questo vorrei partire da me stessa, appunto, il mio nome, no? Graziella Bildesheim, che è un connubio strano tra appunto meridionale e straniero, insomma, questo cognome tedesco che devo a mio padre, appunto, che era tedesco, mia mamma è argentina, e quindi io di italiano non ho neanche un millimetro di milligrammo di sangue nelle vene, faccio parte orgogliosamente, insomma, no? Sono una prima generazione di italiani. Oggi se ne parla tantissimo, quando ero piccola eravamo forse, non so, 5 in tutta Roma, a scuola mia di certo, poi quando sono andata lì c'eravamo 2 in classe, che non eravamo figli di italiani, insomma, anzi uno aveva solo il papà inglese. Però, quindi io ho avuto la nazionalità italiana a 21 anni, perché ai miei tempi la maggiore età era 21 anni, ho fatto domanda al Presidente della Repubblica, ho dovuto dimostrare che appunto avevo vissuto in Italia fino a quel momento, sono nata a Roma, insomma, quindi no, come appunto le nuove generazioni di migranti. Vi racconto questo per dirvi che il mio è un percorso abbastanza atipico, se vogliamo, però come ognuno di noi ha un percorso atipico, no? Io per il tipo di lavori che ho fatto, il tipo di appunto, vita professionale che mi sono mano a mano andata costruendo, non ho il mito del posto fisso, non ho, cioè, i contributi ho cominciato a pagarli forse se 10 anni fa, non so, e quindi 10 anni più di quelli che avete voi, insomma, no? A voglia ancora. Non so neanche se prenderò, penso, una pensione minima, lo Stato potrebbe anche arrivare a darmela, però la mia idea è che continuerò a lavorare finché potrò, finché mi piacerà, finché mi interesserà, perché è così, insomma, la mia vita è anche questa, no? Ho anche una famiglia, ben inteso, insomma, una bellissima figlia, 19enne, che si trova adesso nella posizione di dover scegliere che cosa faccio, no? Sta finendo l'ultimo anno del liceo. Io mi sono trovata a dirle fai quello che ti piace, no? Perché qualunque cosa tu scelga, e non è tipo da fare appunto economia o piuttosto che medicina, che in teoria dovrebbero essere quelle che poi ti portano a fare una cosa ben precisa, siccome ha una testa creativa, è una persona, penso come tutti noi, una parte del dire fai qualcosa che ti piace. Almeno ti appassiona e poi troverai gli strumenti, troverai le strade, troverai i momenti, troverai le persone, come è successo a me. No? Perché la vita, bene o male, te la vai costruendo con i tuoi stimoli, con quello che, no? Cercando quello che ti interessa, cogliendo delle opportunità. Penso che non sia più fare la scuola, andare all'università, prendere, no, la laurea, fare quella strada e da lì, da quell'ufficio non uscire più per i successivi 40 anni. Non è più così, dobbiamo veramente acquisire delle capacità, delle conoscenze, e questo credo che sia fondamentale, no? Avere quante più conoscenze possibile, se non altro nei campi che ci interessano, insomma, quelli che non ci interessano, uno sa che ci sono, più o meno sa inquadrarle, no? In quale dominio stanno, ma quelle che ci interessano, quanto più riusciamo ad andare a fondo e a capirle, e a renderci importanti in quei campi, no? Perché sappiamo cose che forse altri non sanno, perché abbiamo un nostro modo di vedere le cose che ci pone in una posizione diversa rispetto a. Perché è un mercato concorrenziale, non c'è niente da fare, no? Se c'è un'opportunità, c'è qualcuno che la sa cogliere perché capisce quello che c'è dietro, è
un'altra prospettiva rispetto a chi sta lì e aspetta che le cose gli arrivino addosso, no? Allora, se siete qui, immagino che già apparteniate al primo genere di persone, non al secondo, perché sennò stareste a casa allo streaming, no? No, stiamo scherzando, già chi si è collegato allo streaming ha un punto in più rispetto agli altri. Ma quindi volevo partire un po' dall'idea dei percorsi, insomma, e vi dico, tra noi sono contenta che siamo in pochi, perché volevo anche domandarvi, no, mi farebbe piacere se facciamo un giro, poi presento me stessa e andiamo più a fondo, però un giro, capire chi siete, di che cosa vi occupate. Vabbè, sì, dai, fatemi capire. Prova, sì? Ok. Sì. Allora, salve a tutti, sono Francesco Cassano, sono qui più che altro per curiosità, perché io studio da parecchi anni recitazione, quindi mi piacerebbe capire ciò che c'è dietro quel mondo della camera, anche se prettamente mi sono occupato di teatro. Però è da un po' di tempo che sto cercando anche di avvicinarmi al mondo del cinema, quindi vorrei anche capire, sì, no? Quello che c'è dietro, le dinamiche, come funziona, e anche magari un domani pensare, capire se tutto ciò possa essere utile per me, no? Alla fine. Cos'altro dire? Ho 29 anni, sono di Taranto e sono contento di questo progetto perché mi dà l'opportunità di mettermi in contatto con persone che possono, secondo me, trasmettermi dei concetti che sono importanti. Io credo in quello che lei ha appena detto, quella che io chiamo legge di attrazione, nel senso che nel momento in cui noi ci concentriamo su un qualcosa che a noi, che noi sentiamo possa essere bello e utile per noi, tutto il resto arriva di conseguenza. Arriverà col tempo, però secondo me arriva. Tempo, pazienza, costanza, determinazione, soprattutto, e tutto il resto. Certo. Tutto qui. Grazie. Grazie a lei. Ciao a tutti, mi chiamo Cristina Chiulli e sono qua perché amo il cinema, amo la creatività in generale. Io sono architetto, la mia famiglia sono un po' tutti artisti. Ho frequentato il mondo del cinema da sempre, amici, ho fatto delle esperienze sia come quello che mi riguarda direttamente, cioè la scenografia, sono stata aiuto scenografa in film importanti. Sì, il bellissimo sogno. Però questo succedeva molti anni fa, ero ancora studentessa agli ultimi anni di architettura e quindi ho preferito laurearmi piuttosto che continuare su questa strada, poi insomma, vabbè. Come produzione ho avuto un'esperienza l'anno scorso in una webserie e devo dire che mi diverte, ecco. E poi ho mia figlia che vuole lavorare in questo campo, adesso le passo il microfono e quindi magari le posso dare una mano a portare avanti i suoi progetti. Abbiamo avuto una casa editrice e abbiamo prodotto anche dei documentari, quindi insomma è una cosa che comunque è nelle mie corde, ecco. Grazie. Io sono Beatrice Barberis, ho studiato da direttore della fotografia, quindi sempre in questo ambito, però in un altro settore, però comunque mi hanno chiesto spesso anche di occuparmi di produzione i miei compagni di accademia, perché comunque e sono, cioè, come testa sono già orientata anche su quello, quindi quindi mi piacerebbe insomma approfondire, perché sì, comunque mi interessa molto. Ok, grazie. Io sono Pietro Manigrasso e sono un attore da circa 10 anni. Ho lavorato in molti film, al cinema soprattutto, insomma, Paolo Sorrentino, ho lavorato, che ne so, con autori come Marra. Sono una decina d'anni che sono lì nel cinema, solo che adesso ho spostato la mia attenzione dietro la macchina da presa, proprio perché adesso voglio rendermi io
non portatore di una, di un racconto, bensì voglio raccontare il mio punto di vista adesso. Quindi insomma sono un operatore della comunicazione audiovisiva, sono un assistente alla regia, quindi ho iniziato anche già a lavorare sui set e sono qui proprio per approfondire appunto e migliorare le mie conoscenze, ovviamente. Ok, grazie. Buongiorno, sono Francesco Lozito e vengo da Castellaneta, sono conterraneo di Pietro Manigrasso. ho studiato recitazione a Roma, nella scuola dell'Auroville diretta da Augusto Zucchi. E poi ho seguito diversi seminari sia di recitazione, di commediante, regista, cioè per completare un attimino tutti i tasselli del contesto lavorativo. Ho scritto diversi spettacoli, infatti sono anche autore iscritto alla sezione DOR e OLAF della SIAE. E a Roma ho vissuto fino al 2006, cioè i 4 anni di studi, e lì ho avuto modo di conoscere più da vicino il mondo del teatro, del cinema e anche dell'organizzazione. Infatti poi da lì sono entrato in un'agenzia di spettacoli per capire come funzionava il tutto. Una grande soddisfazione l'ho avuta quando, purtroppo, non proprio soddisfazione, perché conoscendo il contesto, quando morì Papa Wojtyla, sono stato tra gli organizzatori del concerto in memoria di Papa Wojtyla al Campidoglio. E poi sono tornato in Puglia perché volevo creare tutto ciò per il quale avevo vissuto a Roma. Però qui in Puglia la strada è un po' difficile. Aperta, sì. Sì, è difficile perché... Sì, non che a Roma sia facile. Insomma, no, però lì viene capito più tranquillamente l'animo artistico. Qui invece quando si dice che lavoro fai? Io sono un attore. No, vabbè, seriamente, cosa fai? cioè, uno si aspetta che lavoro all'Ilva, lavoro in campagna. Certo. E quindi cioè, viene visto come un hobby quello dell'attore, non come una professione. Certo. Ecco perché spesso le produzioni che scendono in Puglia hanno nei nostri confronti un rapporto di sudditanza. A Roma. Ti pregherei di lasciare il microfono agli altri, siamo parecchi, se non possiamo dilungare. Ah, sì, una breve presentazione. Il tipo che quando comincia, poi avremo modo di approfondire. Sì. Saluto tutti della diretta streaming. Grazie. Passo la parola dietro. Allora, salve, sono Raffaele Battista e sono presidente dell'associazione. Scusi? Non ho capito il nome. Salve, sono Raffaele Battista, sono presidente dell'associazione Making and Playing, ho organizzato diversi seminari, anche un festival di cortometraggi che si è tenuto a Taranto negli scorsi anni, il Corto Caffè Festival, e che dire, ho collaborato in diverse produzioni, tra cui Mar Piccolo, Facebook e nello specifico nella produzione ho avuto il ruolo di assistente di produzione in Facebook e in alcuni spot. L'anno scorso ho collaborato con la, non so se conoscete, la produzione Echivisivi, non so se ne avete sentito parlare, abbiamo prodotto La città invisibile e anche Taranto che spettacolo, uno spot per conto della provincia. E che dire... Amo questo lavoro, però ovviamente è difficile continuare in questa, certo, in questa realtà. E poi tra lavoro e altro mi barcollo in queste esperienze. Va bene, passo la parola. Grazie. Salve a tutti, sono Chiara Petillo e sono soprattutto una fruitrice di cinema, nel senso amo questo mondo. E la mia è un'esperienza esclusivamente personale ed autodidatta,
affinché, diciamo, questa non sia solo un'esperienza personale, essendo molto poco produttiva, mi sembrava di compensare attraverso questo tipo di seminario indirizzato alla produzione, al tutto il mondo che c'è dietro il cinema. L'ho trovato molto interessante come argomento e ho pensato di partecipare. Grazie. Grazie. Salve. Salve a tutti, sono Flavia Perrino e, diciamo, sono qui più per curiosità. Ho accompagnato mio ragazzo e vedo tanta passione in lui in questo settore e mi piacerebbe capire il perché c'è tutta questa passione. Cioè... no, non... In fondo, diciamo, sai, noi vediamo la giornata intera ad avvitare bulloni, insomma, che c'è. Noi vediamo sempre film, telefilm, vorrei capire cosa c'è dietro, non vi dico solo gli attori, le scene, cosa c'è dietro? Mi piacerebbe capire e magari anche entrarci. Salve a tutti, io sono Ivan Passarelli. Come sei, ragazzo? Fidanzato. Allora, io sono più tecnico. Quindi sono, fatto l'elettricista ultimamente sul set di Noiella Giulia, con, che fa, sì, che aveva come regista Edoardo Leo. In passato ho lavorato anche con come si chiama quello? Flaherty, con Flaherty, sull'ultimo film che ha fatto, Il ragioniere della mafia. E qualche film come sotto stage quando ero ancora a scuola. Niente, sono qui per più che altro per sondare un po' le figure che mi circondano, diciamo, sul lavoro, e capire anche i meccanismi di tutto questo ingranaggio che è il cinema. Tutto qui. Io sono Francesco Mendolito, mi sono laureato in economia, cosa più sbagliata non la potevo fare, visto che le mie passioni sono... Scusa le battute di prima, ma vedo che appunto... Sono, le mie passioni sono il cinema, l'arte e la musica. Mi sono approcciato al cinema prima da un punto di vista attoriale, con delle esperienze a Roma presso Beatrice Bracco e scuole di teatro. Poi ho avuto la possibilità di fare l'assistente regista a un film per la televisione Caravaggio, che aveva come direttore della fotografia Vittorio Storaro, e poi è stata una grandissima esperienza per me, perché univa un'icona della pittura come Caravaggio e un'icona del cinema come Vittorio Storaro. Vedere all'opera un genio come lui è stata un'esperienza che auguro che possiate fare anche voi in futuro. Da qui è nata la mia, non dico che è nata, si è sviluppata più la mia passione da un punto di vista autoriale, cioè quello di poter dire qualche cosa con delle immagini. Quindi ho iniziato a scrivere dei soggetti e portando sempre avanti un percorso legato alla regia, frequentando dei corsi per filmmaker. Adesso, diciamo che ho capito che per completare questa filiera c'era, appunto, quello che mi mancava era la parte produttiva, perché come poter realizzare i nostri progetti? Abbiamo bisogno delle produzioni, ma le produzioni negli ultimi anni, comunque, anche con il periodo economico, stanno attenti ai soggetti, le storie da finanziare, non possono investire su molti progetti, quindi prendono uno o due, possono produrre uno o due progetti all'anno. Quindi che cosa fare noi giovani tra virgolette autori, filmmaker?
poter capire che cosa c'è dietro la produzione, per poter, non so, aprire, fondare delle piccole società di produzioni per poter accedere a dei bandi, a dei finanziamenti che ci possono anche aiutare tramite altre produzioni a coprodurre i nostri progetti. Quindi penso che questo laboratorio ci possa dare anche delle nozioni, non solo base, ma anche degli spunti, ci potranno tornare utili per poter un giorno fondare produzioni indipendenti e poter produrre i nostri progetti oppure coprodurre dei progetti che noi riteniamo più interessanti. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, Fabrizio Coppola e Bernalda, come Giuseppe. Il mio percorso pure è inusuale, ho fatto scienze politiche inutilmente come te. Poi ho lavorato nell'impresa di famiglia, ho vissuto 2 anni a Londra, facevo mobili in questa impresa di famiglia, 2 anni a Londra, e poi con Giuseppe però abbiamo sempre condiviso la passione per il cinema. Abbiamo fondato nel 2008 un'associazione culturale, Basilciacco, con la quale abbiamo fatto molte cose. E adesso invece abbiamo aperto un SRL, noi due con un altro socio, cerchiamo di fare produzioni cinematografiche, cerchiamo, come dice lui, di accedere a fondi europei, regionali o nazionali. Si chiama Mediterraneo Cinematografica, è appena stata fondata, siamo io, Giuseppe, che è un regista, e un altro mio amico che fa il produttore. Io qui sono soltanto per imparare a essere produttore, perché fino a ieri dicevo dei mobili, quindi... Producevi dei mobili comunque? Producevo dei mobili, no, sì. Domani parleremo della filiera produttiva, credo che troverai anche. Sì, da quel punto di vista, diciamo, come gestione di una piccola impresa sto al top, voglio dire. Ottimo. Però come, diciamo... No, assolutamente no, guarda quanti ne vuoi di designer, di interni prestati al cinema. E quindi niente, questa è una bellissima opportunità che abbiamo per imparare un po' di più. Ho grazie. 31 anni, grazie. Io sono Giuseppe Marcavano e niente, sono venuto sia per accompagnare Fabrizio, anche perché da dietro la macchina presa adesso anche io sto passando nella produzione, come dire, con la società, anche se diciamo che ho sempre autoprodotto i corti e anche un film indipendente che abbiamo realizzato, quindi diversi lavori negli anni mi portano ad essere imprenditore di me stesso, quindi sono qui per questo, perché ero curioso, e quindi grazie, mi fa piacere essere qui con voi. Io sono Marina Luzzi, ho 30 anni, sono una giornalista freelance e quindi sono una curiosa per vocazione. E sono qui perché contestualmente al percorso giornalistico che ormai è ampiamente avviato, sto allargando gli orizzonti e ho iniziato un corso come filmmaker. L'aspetto che manca nel corso è proprio quello della produzione, quindi vado ad ampliare, a capire qualcosa in più attraverso questo percorso. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, io sono Marabella Farri e ho una formazione come grafica tecnica pubblicitaria, grafica nel campo pubblicitario, e poi mi sono specializzata man mano negli anni nella produzione di animazioni, diciamo che ora mi occupo di motion graphic, però sono tutte animazioni di corto respiro, spot, cose molto corte, e lavoro principalmente per clienti, quindi produzioni non mie. E diciamo che ho sempre desiderato poter dare una forma concreta a tutte le idee che girano, che vorrei realizzare, però quello che mi manca è poi una strada per poterle non solo farle e farle rimanere lì a girare sul monitor di casa, diciamo, però potergli dare una vita anche al di fuori, e quindi ho partecipato a questo corso. Grazie. Grazie a tutti. Io mi chiamo Marcella Trani, non c'entro niente con il film, con produzioni, con niente. Io sono una blogger e scrivo storie. Diciamo che a parlarmi del workshop è stata una mia amica, Simona Palmieri. Lei mi ha detto vai, perché in fondo alcune cose che scrivi sembrano dei corti di carta, e quindi io sono venuta principalmente per questo, solo per questo. Il concetto dei corti in carta è bello, mi piace.
Ciao, sono Lucia Crollo. Io ho studiato, mi sono formata nell'organizzazione di eventi. Da un paio d'anni mi sono trovata a collaborare con una mia amica, invece filmmaker, che stava girando all'epoca un documentario. E quindi da 2 anni abbiamo autoprodotto questo documentario e successivamente, grazie alla vittoria di un bando della regione, abbiamo avuto l'opportunità di sviluppare da questo documentario una serie web. Abbiamo quindi costituito da 1 anno la nostra piccola casa di produzione cinematografica. Diciamo però che ci siamo avventurati in questo campo della produzione un po', diciamo, per gioco, nel senso per necessità, però senza competenze poi specifiche. E quindi sono venuta qui per approfondire un po' di tecnica. Bene, grazie. Salve a tutti, io sono Lara Castrignano e io ho una formazione un po' diversa per quanto riguarda l'organizzazione. Mi sono laureata in teorie visive innanzitutto. Laureata in, scusa? Teorie visive, di rappresentazione, l'arte, cinema, sì. Televisione, una cosa lunghissima come titolo. Però organizzo residenze o serate cinematografiche, faccio un po' la vece dell'esercente mancante. A Copertino, vengo dalla provincia di Lecce. Sono stata rappresentante cinema audiovisivo per un paio d'anni con il distretto Puglia Creativa, qui in Puglia, a rappresentare un po' tutte le aziende che si occupano di produzione. E ho lavorato spesso per circa 4 anni con la Mostra del Cinema di Venezia per quanto riguarda sempre la promozione cinematografica in vari ambienti, e alla fine ho detto ok, va bene, cerchiamo di capire la figura del produttore in maniera un po' più approfondita, perché comunque un po' di cose si imparano, però manca proprio la parte del pensiero produttore, che è diverso. Bene, ok, ti ringrazio. Che approfitto di quest'ultima cosa che hai detto per iniziare, perché è proprio questo, insomma, la figura del produttore, no, come pensiero creativo imprenditoriale. Mettere insieme queste due cose non è sempre facilissimo, no? L'imprenditore che ha appunto una parte creativa in sé, forse non so, la differenza con produrre mobili è sicuramente, tu mi dici, cioè, no, designer, architetti, l'idea, ma il cinema nel visionario di tutti è un mondo, no, dove si spazia, il che non è sempre vero, insomma, perché poi in fondo le cose pratiche fanno parte del nostro universo, così come lo sono appunto per i mobili o per le automobili o per qualsiasi altra cosa che andiamo a produrre. Quindi volevo fare una domanda. Sì, dimmi. Dunque, dato che proveniamo gran parte da ambienti differenti, da reparti differenti, sì, dell'industria cinematografica, volevo che eventualmente era possibile dare già delle delucidazioni in merito a che cos'è il produttore e che quello cos'è quello che sto facendo. Sì, 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 però, assolutamente, diciamo, parto da così, assolutamente, perché magari la vita, certo, privata è vero che interessantissima. No, ma è importante, perché meglio, ci porta poi a, sì, capire, grazie, come possiamo relazionarci ognuno di noi con le nostre caratteristiche, le nostre esperienze, le strade che abbiamo compiuto, che stiamo per compiere o che dobbiamo ancora trovare, insomma. No, avere queste nozioni, idee, cognizioni ci aiuta poi a metterle insieme e capire dove dirigerci, insomma, ed è proprio quello che sto facendo, insomma, spiegarvi intanto la differenza nella accezione, diciamo, non come capiamo questa parola, cioè che cos'è un produttore. Il produttore è inteso come viene inteso nelle scuole di cinema italiane, nelle scuole di cinema dell'est europeo. Adesso vi racconto anche poi perché ho pensato di creare il corso di formazione che stiamo facendo in Europa, perché il produttore è inteso come colui che produce il film, nel senso che appunto gestisce le squadre tecniche, mette insieme, no, i fornitori, appunto i tecnici, e gestisce il set. No? Chi esce con il diploma di produzione dal centro sperimentale è un ottimo organizzatore di produzione. Sono bravissimi i direttori di produzione, sanno organizzare il set, sanno come appunto rivolgersi ai fornitori, sanno di che cosa hanno bisogno, quanto vale la giornata lavorativa del carpentiere piuttosto che dell'elettricista. Però se gli dici no, ho una bellissima idea, cerchiamo di svilupparla, come possiamo produrre questo film,
non ne hanno idea, no? Hanno grande difficoltà in questo senso. Lo dico per esperienza diretta, perché poi vedrete, vi voglio far vedere il mio curriculum, non che io sia una megalomane, tutt'altro, anzi tendo a, no? Però è una strada che io ho percorso, non è detto che sia la vostra, tutt'altro, insomma, però insegno al centro sperimentale dopo un certo percorso e insegno lì quello che adesso vi racconterò qui, insomma, perché capire che cos'è invece appunto il creatore dell'opera, insieme al regista, ovviamente, no? In situazioni di emergenza siamo a volte portati appunto a fare tutto. Il regista che è, no? È lo sceneggiatore che si scrive la storia, se la gira e se la produce da solo. Io tendo a, se possibile, insomma, distinguere le professioni, perché ognuno ha delle peculiarità, ognuno ha delle capacità, delle cose che gli piace e che sa fare meglio, no? E quindi a volte è un po' complicato cercare di fare il one man show, appunto, il burattinaio di se stessi, no? Però ecco, la figura del produttore è altra cosa rispetto a chi si occupa di produzione, quindi già questa è una distinzione che facciamo. Mi sembra interessante appunto il modo che avete utilizzato, no, per strutturare questo corso, perché è un corso in cui voi vedrete tutto ciò che è dietro, non vedrete il set, nessuno vi dirà come si gira un film, che è quello che probabilmente troverete nelle scuole di cinema, no? Dovunque andiate, scuole, cioè, vi insegneranno, no? Il direttore della fotografia, lo scenografo, tutte le professioni che si occupano poi di fare il film. Noi siamo dietro le quinte e io penso che tutti quelli che vedremo, no? Che vedrete qui, cioè a partire da me, poi Alessandra, Giovanni, Riccard, anche Maria Teresa, cioè gli altri che verranno a parlare delle diverse cose, ovviamente siamo stati sul set. Però non è il nostro mondo, noi stiamo altrove. Ovviamente ci affascina andare al cinema, insomma, ci piace, perché sennò non faremmo questo lavoro. E questa è un'altra caratteristica, cioè lo fai perché ti piace. Alcuni lo fanno perché hanno la fortuna di avere mamma o papà che lo faceva prima, insomma, come la fabbrica di mobili, no? Cioè, tu ce l'hai e dici: che faccio? Continuo con questo, oppure, no? Prendo una strada diversa, però siccome ha un suo fascino, insomma, capisco che chi ce l'ha in famiglia poi voglia continuare a farlo. È un percorso difficile, perché ovviamente ti devi confrontare con sicuramente tanti fattori esterni che non ti rendono la vita facile, però questo, no, ce l'hai anche come attore, ce l'hai come appunto tutte le altre professioni, c'è comunque la necessità di confrontarsi con l'esterno, e oggi più che mai, no? È molto, molto difficile trovare appunto la propria strada. Per cui avevo pensato di cominciare col mio curriculum, e ce l'ho proprio scritto qui, quello che io mando in giro, insomma, ci sono dati sensibili che ovviamente non ho coperto, perché insomma sono onesta per natura, quindi scoprirete quando è il mio compleanno, quanti anni ho, insomma, pazienza, no? Come? Anche, infatti, è quello che mi preoccupa, perché finché siamo fra noi, e vabbè. Allora, con un certo piacere, come vi dicevo, nazionalità italiana, no? Sono nata a Roma e comincio però appunto dalle particolarità di istruzione, vedete, corso di laurea in medicina e chirurgia. Ma che ci azzecca, che ci azzecca. E vabbè, mi piaceva. Mi piaceva, ho fatto allora le scuole americane a Roma, no? Le scuole internazionali, perché mio padre lavorava alla FAO, allora, una storia lunga, familiare, papà era tedesco, vi ho detto, insomma, aveva la sfortuna all'epoca, insomma, di nascere in una famiglia ebrea, è scappato dalla Germania insieme ai suoi genitori nel 1936 e si sono trasferiti in Argentina, che era un cammino abbastanza comune, insomma, difficile, ma percorso da tante, tante famiglie che sono riuscite per fortuna a farcela in quel periodo. Quindi in Argentina studiò agronomia e a un certo punto nel 51 appunto a Roma inaugurarono la nuova sede della FAO, insomma, Food and Agriculture Organization, si occupa di agricoltura, cibo, eccetera, paesi in via di sviluppo, e papà fece domanda e fu assunto alla FAO. Quindi una bagaglia burattini con mia mamma che aveva
sposato da poco, e vennero a Roma. Vennero a Roma, ambiente internazionale, quindi, no? Papà tedesco, mamma argentina, arrivati a Roma non parlavano la lingua. Io sono nata pochi anni dopo, insomma, cosa naturale, tutti i figli di quelli che andavano alla FAO andavano alla scuola internazionale, la FAO corrispondeva molta parte, gran parte della retta, e quindi, insomma, era un percorso piuttosto abituale per chi faceva quel lavoro. Quindi ho fatto le elementari e le medie alla FAO, alla scuola americana, no? Che è molto, perché erano soprattutto figli di gente che lavorava all'ambasciata, all'AFI, che sono le forze della NATO a Roma. Arrivavano 2 anni e partivano, no? Quindi io ero un po' spaesata, insomma, famiglia senza radici, amici che c'erano ma dopo 2 anni non c'erano più. A un certo punto, arrivata a 12-13 anni, dico, non voglio mettere radici da qualche parte, aiuto. No, ho fatto gli esami di terza media da privatista e mi sono iscritta al liceo scientifico, boom, italiano. No? Quindi, primo anno di scuola, io molto discreta, molto silenziosa, insomma, non volevo, no? Cercavo di, la mia diversità, tra virgolette, di cercare, volevo assimilare tutto quello che c'era, volevo appunto amalgamarmi, e quindi non raccontavo, scrivevo dei temi che fecero sì che la professoressa di italiano chiamasse mia madre per dire: ma questa ragazza è dissociata, perché scrive dei concetti interessantissimi, approfondisce, ma l'ortografia è terribile, insomma, che ha, non ha le basi. E la mamma le raccontò il percorso e dice: ah, ma perché non l'ha detto, insomma. Vabbè, piano piano mi sono sciolta e sono entrata a far parte appunto di quello che era l'epoca, poi il 69, insomma 70, con tutto quello che è stato appunto il movimento studentesco in quel periodo, che ho vissuto abbastanza intensamente. Poi vabbè, da lì, finito il liceo, che fai, che non fai? Medicina, mi piace, va bene. Ho cominciato in medicina, devo dire mi piaceva, insomma, l'ho fatta con un certo entusiasmo, fino al quarto anno, quinto anno, insomma metà del quinto più o meno ho avuto uno stravolgimento in famiglia che non vi sto ad approfondire, perché ognuno di noi ha delle storie familiari, insomma, e ho dovuto scegliere se seguire i miei genitori in Argentina e continuare la mia vita lì, oppure rimanere a Roma e cavarmela da sola, in altre parole, insomma. E quindi ho scelto la seconda strada, perché avevo 2 cose molto importanti che per me erano pietre miliari all'epoca: il mio ragazzo e la facoltà. Poi sono andate via tutte e due, insomma. e quindi sono rimasta a Roma, contando sulle mie forze ho dovuto cominciare a lavorare. Allora, comincio a lavorare, che cosa sai fare? So qualcosa di medicina, parlo le lingue, ho cominciato a fare la traduttrice, tradurre libri di medicina dall'inglese all'italiano. Era la cosa più ovvia, non automatica, perché anche lì ovviamente ho dovuto farmi tutto il giro dei gli editori di libri scientifici, però non erano in tantissimi ad essere appunto quasi medici, perché ero al quinto anno, insomma, ad avere un buon bagaglio linguistico sia dell'italiano che dell'inglese, insomma, e quindi è stato l'inizio di un percorso, no? Ho fatto la traduttrice per diversi anni, questa parte non la trovate nel mio curriculum, perché è un curriculum che ovviamente copre la mia attività più pertinente all'attività cinematografica, che per fortuna ormai è data di 20 anni, insomma, questa parte, no? Però, diciamo, i 10 anni tra i miei 20 e i 30, quando ho cominciato ad occuparmi di cinema, 30 e qualcosa, ho fatto la traduttrice, ho fatto l'interprete, ho lavorato alla Montedison addirittura, insomma, in tutto un settore che si occupava di iniziative per i paesi in via di sviluppo, ho fatto la segretaria, ho fatto tutto quello che mi consentiva di pagarmi, insomma, la vita quotidiana, perché avevo bisogno, come dicono gli inglesi, del bread and butter, no? Il pane e burro per poter campare, insomma. Attraverso il mio lavoro di traduttrice, di interprete, quelle cose che ti capitano, che, come dici tu, no? Capiti in quella situazione in cui boom, hai, no? L'epifania, insomma, la rivelazione, questo, oddio, una cosa che mi appassiona.
E fu con uno scenografo proprio, con Gianni 40, che ebbi la fortuna di incontrare un lavoro di interpretariato al Teatro dell'Opera a Roma. Mi chiamarono perché c'era un troupe francese all'epoca che stavano allestendo il Don Giovanni e avevano bisogno di un interprete. Andai. Poi, vabbè, il francese si è inserito in un secondo momento nella mia vita, sempre familiare, ho questa grande fortuna, insomma, di aver imparato tre lingue da piccola, no? E, quindi il Don Giovanni, Gianni 40, appunto, rivelazione, l'opera, una cosa che mi affascinò, perché appunto da una parte sogno della scenografia, no, vedi che ogni piccola cosa si va costruendo e poi arriva il giorno in cui è tutto insieme, no? I cantanti da una parte, i costumi, le scene, l'orchestra, insomma, e il giorno delle prove generali è proprio una meraviglia di tutto. E lì ero rimasta. E Gianni, appunto Gianni 40, non so se lo conoscete, vinse un Oscar per Camera con vista, no? Di James Ivory, Camera con vista, e fece tanti film per film con Zeffirelli, insomma, no? La Traviata, Bisbetica Domata, credo, insomma, tante cose in costume, bellissime. E Gianni era il direttore degli allestimenti scenici all'epoca al Teatro dell'Opera, mi disse: vuoi venire a lavorare con me? E io, meraviglia, corri, no? L'ufficio di collocamento, cose, iscrizione, non avevo mai fatto nulla di tutto questo. Insomma, torno tutta trafelata, bellissima, possiamo cominciare. Mi dispiace, ho litigato con la direzione dell'opera, me ne vado. Vabbè. Insomma, da lì poi è nato un po' tutto, perché vabbè, me ne vado, ma vuoi seguirmi, no? Ho delle produzioni all'estero, delle cose, mi dai una mano, insomma, un po' di corrispondenza, facevamo delle cose. E a un certo punto mi presentò un suo amico produttore che mi disse: sto partendo per l'Unione Sovietica, Leningrado, parliamo del 1991, ho bisogno di un assistente. Che dici, ti va? Dico: guarda, non c'ho niente da fare, non ho nessun legame, perché appunto né la facoltà né il ragazzo, insomma, ce l'hanno più. Sì, vengo volentieri, è un lavoro di un anno a Leningrado, appunto, per seguire una serie televisiva, che era forse anche appunto le pretese delle serie di oggi di fare cinema, no? Quindi girata in maniera cinematografica, si chiamava Mother Russia, cioè Madre Russia, insomma, una serie che poi non è mai stata prodotta, perché siamo partiti, ricordo, il 3 di gennaio a Leningrado, insomma, con col bacco, cappotto, no, montone, una cosa allucinante, una giornata che durava 2 ore, dalle 11 del mattino alle 2 del pomeriggio, c'era un po' di vago chiarore nel cielo, poi era buio tutto il giorno, e cominciamo a lavorare, io ero veramente affascinata, perché è un mondo completamente diverso dal nostro, la bellezza di Leningrado è una cosa straordinaria, no? E c'era poi il confronto con il degrado, con la difficoltà di vivere in questo paese che era un mastodonte, che però si stava sgretolando nel 91 veramente, tant'è che poi nel mese di marzo, quando già stavamo cominciando, no, a pensare, vabbè, quando è che prendiamo, no, un break, andiamo a casa 10 giorni, devo cambiare delle cose, insomma, e cominciò la guerra del Golfo, l'invasione della Lituania con i carri armati da parte appunto dell'Unione Sovietica, insomma, come in tutto il mondo, e noi stavamo lì a due passi, insomma. Quindi la HBO disse: sospendiamo tutto, ve ne andate a casa, insomma, e poi vediamo. Quindi purtroppo americana la HBO, sì. Questo produttore con cui lavoravo era un inglese che era stato appunto ingaggiato dall'HBO per questo progetto, e siamo andati a casa in attesa poi di sapere che cosa sarebbe successo, cosa che non è mai successa, perché purtroppo non è mai ripreso il progetto. Però quei 3 mesi mi sono valsi per appunto per vivermi questo, no, momento di rivelazione, di dire: questo è quello che voglio fare, insomma, perché era veramente un contatto con un mondo nuovo, con gente che ragionava, non i sovietici all'epoca, perché appunto questo modo di produrre era molto centralizzato, molto dall'alto, no? E però erano delle maestranze che facevano cinema in maniera straordinaria da anni, secoli, insomma, gli inizi del cinema. Quindi
è stata un'esperienza molto importante per me e da lì poi è partito un po' il mio percorso cinematografico, diciamo, tornando a Roma ho avuto anche lì fortuna, però se non ti crei le situazioni la fortuna non la trovi, non la vedi neanche, no? Perché sono tornata e allora che facciamo? Voglio continuare a lavorare con la Russia. Misi su una piccola società con delle persone che avevo conosciuto lì, facciamo service, sì, no, insomma piccole cose, no? Arrancavamo per campare, però attraverso una persona che lavorava con me sono venuta a sapere che la segretaria di Domenico Procacci era incinta e cercava qualcuno per sostituirla in quel periodo. Dico, beh, vado, no? E allora ecco, perché cogli le opportunità, perché ti capitano, perché ci sei dentro, insomma, e perché non dici, no, io non vado a fare la segretaria, no, cavolo, insomma. Procacci non era nessuno, era un ragazzo pugliese come tanti, no, che aveva appunto la fortuna di aver avuto, all'epoca aveva prodotto sì, il grande Black di Piccioni, la stazione di Rubini, stavamo lì, insomma, no, in periodo, agli inizi, insomma, 92. Qui nel 92 parliamo di 22 passa anni fa, insomma. E quindi, non so, mi riprendo un po' da qui. Dico, allora, l'esperienza professionale, voi sapete tutti che i curriculum si scrivono dal davanti al di dietro, insomma, quindi se qua trovate le cose più recenti adesso e andiamo avanti. Però ve lo racconto io senza che... Ecco, qui vedete, dal 91, no? Ho messo appunto la produzione della serie televisiva Mother Russia a Leningrado, URSS, perché era un altro paese all'epoca. E poi appunto Fandango per 2 anni, no? La Cristaldi, insomma con Massimo Cristaldi per i primi progetti che fece. E poi nel 97-98 c'è un 2 anni di buco perché è nata mia figlia, insomma nel 95, quindi mi sono dedicata a lei, ho potuto farlo perché mio marito contrariamente a me ha un lavoro fisso, che è una cosa molto utile insomma, quando si pensa di fare questo tipo di mestiere. E poi ho appunto continuato con no, sviluppo coproduzioni internazionali e nel 2000 ho avuto un'idea, perché mi sono detta, io finora mi sono occupata diciamo della parte appunto di produzione nel senso di fare bandi, di richiedere finanziamenti, no? Per la conoscenza dell'inglese con Procacci facevo appunto le prime richieste che facevamo insieme al programma Media, Euroimage per la costruzione, poi andremo un po' più a fondo su che cosa sono queste cose e come potete utilizzarle insomma, per le coproduzioni. Quindi diciamo dalla parte imprenditoriale finanziaria stavo diventando abbastanza ferrata. Sentivo che mi mancava la parte creativa. No? Mi piaceva leggere le sceneggiature, Domenico mi passava tante cose, senti mi hanno proposto questo progetto, dagli una letta, che te ne pare? Sì, che me ne pare, a me piace, però come motivarlo? No? Andrete più a fondo sicuramente con Giovanni, soprattutto Robbiano, no? Che è un esperto di sceneggiature e vi parlerà molto del lavoro dello story editor, di chi segue. Sentivo che mi mancava una base... appunto teorica, un sistema per poter valutare le sceneggiature, perché appunto dire mi piace non è sufficiente per poter dire ci investo, no? Milioni di lire all'epoca, insomma, per poter sviluppare un progetto che non so se vale o non vale, insomma, che cosa c'è dentro. E quindi seguì un corso di formazione europeo. Un corso che si chiamava Arista, che adesso non esiste più. Arista, dicevano loro da Aristotele, insomma, più che l'Arista di maiale. Anzi, quando gli dissi che in Italia l'Arista era un arrosto di maiale, insomma, ci rimasero un po' male. Perché c'è un nome santo. Vabbè, non lo sapevano.
E quindi feci questo corso con loro, che fu molto bello perché appunto mi diede, no, tanti spunti, tante idee, tanti criteri, insomma, per poter approcciare la sceneggiatura da un punto di vista più professionale, non tanto da amatore, diciamo. E mi fece vedere le cose da un altro punto di vista, cioè partendo dallo stimolo creativo, dall'idea. Quindi ho cominciato a mettere insieme dei tasselli. Per quello vi dico, penso che il mio curriculum sia interessante anche per capire il lavoro del produttore, perché no, sono tutti i pezzetti che vai mettendo insieme. E quindi con Arista ho fatto il corso e poi sono rimasta legata a loro per diversi anni, perché appunto loro facevano i workshop in Italia, scegliemmo un posto straordinario che è vicino ad Ancona, sul Monte Conero, c'è un ex monastero che è stato trasformato in albergo, se capitate mai da quelle parti ve lo consiglio, insomma andate se non altro a prendere un caffè, perché è bellissimo in cima a questo monte con il mare tutto intorno, voi il mare ce l'avete qui, ma insomma per me era veramente un posto molto molto bello, e venivano appunto da tutta Europa per fare questo corso produttori, sceneggiatori e story editor, avevano queste tre professioni insieme. Quindi sono rimasta legata a loro nell'organizzazione dei workshop e poi lavorando appunto nello staff, insomma nel seguire i progetti. E quindi da lì appunto ho cominciato, no, a lavorare con Rai Cinema. Rai Cinema, mi ricordo, andai a parlare con Brancaleoni, a cui avevo chiesto un appuntamento, lui è responsabile appunto dello sviluppo di progetti, diciamo quelli, no, di autori meno affermati, e mi disse, bene, che mi porta? Dico, ma veramente non ho portato un lavoro, ho portato me stessa, no? Dico, porto la mia esperienza, le mie capacità, insomma, mi interesserebbe. Vabbè, abbiamo fatto delle prove appunto di lettura, è andata bene. Quindi ho lavorato con loro un paio d'anni nella selezione dei progetti come lettrice. E io lì ci ho provato, insomma, nel senso che secondo me un'istituzione pubblica come Rai Cinema, no? Che riceve appunto progetti senza limiti, no? Non ha come, non so, il British Film Institute, UK Film Council, per dire, ti dicono devi mandare la sceneggiatura in formato courier, no, di non più di tot pagine, il materiale che invierai non vi sarà restituito, cioè c'è tutta una serie di no, paletti. Rai Cinema no, è un'istituzione pubblica, quindi chiunque può inviare, e ti arrivano manoscritti, nel senso di scritti a mano, alti così, no, con fotografie, con cose scritte dal portiere, piuttosto che dallo sceneggiatore affermato, avviato. Quindi la varietà di cose, libri, di tutto, insomma, ci è capitato di leggere. No? Vi parlo di appunto 15 anni fa, insomma, adesso la struttura è un po' diversa, c'è una cooperativa esterna di lettori che lavorano, però a me il lavoro di lettrice, valutatrice di progetti mi piace molto, ma di nuovo mi andava un po' stretto, no? Allora dicevo, qui ci sono tanti progetti che potremmo sviluppare insieme alle case di produzione, insieme agli autori, perché capiamo, avendo fatto appunto un bel percorso da story editor, mi rendevo conto che c'erano delle sceneggiature sulle quali vedevo che c'era da lavorarci in una certa direzione e vedevo che invece ne prendevano un'altra, no? Progetti validi che avrebbero potuto usufruire di un finanziamento media e sapevo come andare in quella direzione e invece non facevano nulla. Dicevo, creiamo una struttura di sviluppo all'interno di Rai Cinema. Lo sviluppo di progetti è una parte importantissima, e poi ne parlerete anche con gli altri, ma un investimento sano, importante nella fase di sviluppo del progetto, un capire se il progetto funziona o non funziona, insomma se merita di essere portato avanti o meno, è fondamentale. È troppo lungo questo discorso, potremmo stare 3 giorni. No, è troppo lungo nel senso che davvero poi sulla base di questa esperienza, vista l'impossibilità di portare avanti un discorso di sviluppo all'interno di Rai Cinema, perché è un ente pubblico che conoscete meglio di me, insomma, con una, no? La mastodonticità della Rai, la difficoltà di adattarsi alle situazioni. Mi fu offerto, non so se l'ho messo qua, in effetti mi dimentico, un lavoro da Rizzoli, che
con cui andai a fare acquisizioni. Mi dite che c'entra l'acquisizione, no? 2003. C'è scritto? Ecco, sì. Rizzoli Audiovisivi, responsabile per le acquisizioni. No? Dice, vabbè, lasci lo sviluppo e vai alle acquisizioni. Ti apre un altro punto di vista ancora, no? Le acquisizioni tu vedi non solo il film finito, non so se sapete che molti distributori comprano sulla sceneggiatura, no? Questo me lo racconterà anche Richard quando verrà Richard Olson, no? Gli affari, tra virgolette, dei distributori si fanno sulla sceneggiatura, non sul film finito. Quindi se hai appunto capacità di leggerla in senso più commerciale, in senso più, no? Di capire se è un film che può andare in sala e che mercato può avere e qual è il pubblico, l'audience destinato a quel film, è un'integrazione al lavoro del lettore, no? Però da un altro punto di vista, perché il lettore che legge per la produzione ha certi criteri, il lettore che legge per la distribuzione ne ha altri. Quindi anche lì, e avevo cominciato già prima, non so se qui non l'ho messo, lo metto dopo, a fare il lavoro di lettrice per Media, no? Media, organismo che conoscete, che è a Bruxelles, che è della Comunità Europea, impiega lettori in tutti i paesi, perché devono parlare la lingua, devono conoscere appunto la cultura propria del paese, devono conoscere i progetti che nascono, no? Dal paese. E io nel 94 ho cominciato a fare le prime letture per Media, insomma, non assiduamente, però mi chiamavano, mi mandavano, allora erano pacchi proprio di sceneggiature che ti arrivavano a casa, dovevi riempire le schede, insomma, mandargliele. E quindi il vedere, no, da diversi punti di vista la lettura, perché appunto Media ti chiede da organizzazione pubblica a livello europeo, posso io investire in questo progetto? Allora cerchi delle cose diverse da quelle che sono, non so, il distributore lucisano che ti chiede di leggere una sceneggiatura per prendere in distribuzione il film per il mercato italiano. È proprio un altro registro, no? Che è molto interessante. E poi ecco, attraverso Arista appunto ho cominciato questa cosa del 2004-2005, vedete, sviluppo di progetti per il Galles, addirittura mi chiamarono per chiedere se potevo essere interessato, facevo dei viaggi a Bristol, a Cardiff, insomma molto bello per seguire dei progetti, è durato anche qui un paio d'anni e intanto continuavo a piano piano cercare di fare delle cose un po' a Roma e un po' all'estero, insomma. E nel 2003, che vedete messo un po' più sopra questa, 2003 ho fondato una società di produzione. Fondato la società di produzione Fabula Film perché appunto era tutta una serie di conoscenze che avevo accumulato nell'ambito dello sviluppo di progetti, conoscevo appunto una serie di interlocutori che erano, no, da Rai Cinema a altre situazioni, altri colleghi a Roma, venivo chiamata spesso per fare la consulenza per altre società di produzione, sia per lo sviluppo di progetti, sia poi per mettere insieme le coproduzioni internazionali. Allora il coproduttore francese mi aiuti a trovare il coproduttore tedesco, e ne conoscevo ormai tanti, perché quando sei sui mercati, quando giri, no, a livello internazionale, ho cominciato a chiedermi, ma se lo posso fare per gli altri, perché non lo posso fare per me? No? Costruire i miei progetti, quelli che mi piacciono, insomma. E allora abbiamo messo su questa società, un SRL appunto, no? Che ti comporta una serie di vincoli, insomma, a livello amministrativo, legale, formale, che non sono da poco, e appunto ti comporta la necessità di cominciare a ragionare da imprenditore. Devo dire che alla fine dei conti, avendola poi chiusa nel 2010 per motivi che vi racconto, insomma, io ho capito che sono una brava imprenditrice creativa, tra virgolette, ma mi serve una persona che si intenda di amministrazione, di imprenditoria, nel senso proprio del far girare l'impresa, che non è la mia capacità, no? Quindi ho cercato per molti anni un socio, non l'ho trovato. Trovare una persona di questo genere e pagarla mi sarebbe costato un occhio della testa, insomma.
E quindi abbiamo, insieme ad Alessandra, che ha lavorato con me per molti anni, insomma, dal 2005 credo in poi, insieme ad altri colleghi, insomma, abbiamo sviluppato tante cose belle, però ci siamo trovati incastrati con la difficoltà di mandare avanti, no? di pagarci noi i contributi, le persone, e poter continuare a produrre dei progetti belli. Tutto questo anche purtroppo per demerito, insomma, delle nostre istituzioni pubbliche, che pagano con 3 anni di ritardo, cioè è una ruota che sicuramente è inutile che vi stia a spiegare, insomma, no? Però ecco, quindi ho messo su la società, ho cominciato con dei corsi per lettori di sceneggiatura, per quello ti dicevo che ci vorrebbero, no? 3 giorni facevamo di corso intensivo dalla mattina alla sera per ragionare appunto sul modo di valutare una sceneggiatura. Con Giovanni lo farete, sicuramente vi parlerà di analisi della sceneggiatura, ma ce n'è, no? Da... Sì, ti dico, dipende per chi valuti. Sicuramente dipende, no? Perché sono tanti punti di vista diversi, insomma, se tu da produttore devi scegliere un progetto che vuoi portare avanti, sicuramente c'entra anche molto la tua sensibilità, la tua, no? Personale. Cultura personale, sensibilità, quello che a te piace, insomma, se a me mi dici fammi un film, non so, di un horror ambientato, non fa per me. No, perché non è la mia sensibilità, insomma, non ti voglio dire che escludo il K-spada, che faccio soltanto il documentario impegnato, no, ognuno può trovare delle cose che ti, no, ti attirano, che ti piacciono, insomma, in progetti di diversi generi, di diverse ampiezze. Come società ci siamo specializzati, diciamo, nei documentari. Ne abbiamo fatti di tanti generi, come vedete qui, appunto siamo partiti nel 2005 con un documentario culturale, questo su Calvino, insomma l'unico documentario mai fatto in Italia all'epoca, ma penso neanche adesso, perché è molto difficile accedere ai diritti, insomma ci riuscimmo, con Roberto Gennarelli e Rai 3. Interessante poi, no, tutti i diversi interlocutori e come i documentari variano a seconda del, ne parlavamo appunto ieri anche, no, con Pietro e con Gabriele, del come vai avviando contatti e i documentari cambiano formato, cambiano tipo di approccio, insomma, a seconda di con chi stai lavorando, insomma. Quindi un conto è produrre un documentario culturale, un conto è produrre un documentario per la sala, insomma, questo che facemmo con Edoardo Winspear è un documentario che è andato al cinema, altri documentari appunto, storia dell'uomo plasma, Zigari, molto taglio televisivo, insomma, quindi è interessante, no, lo sviluppo di questi progetti. In contemporanea il discorso della formazione, appunto nel 2005 mi è venuto in mente di mettere tutto questo insieme, no? Quindi dallo sviluppo del progetto creativo a tutto il percorso di cui parleremo adesso, da tutti i punti di vista, questo è il lavoro del produttore, no? Il lavoro del produttore inteso in questo modo non viene spiegato appunto nei paesi mediterranei, in Italia, in Spagna, in Grecia, non esistono questo tipo non esiste questo tipo di formazione, così come per i motivi che vi dicevo prima non esistono i paesi dell'est, cioè i paesi dell'ex blocco sovietico non sanno che cos'è produrre. Gli veniva impartito dall'alto, cioè i soldi erano dello Stato, lo Stato aveva le sue strutture di studios con cui decideva che doveva produrre questo tipo di film piuttosto che quell'altro, con titoli, con registi, no? Metteva insieme la squadra, dava i soldi allo studio e lo studio produceva, quindi tum 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 tum, no? Cioè a cascata, non c'era nulla che partisse dal basso. E adesso nelle scuole di cinema di Varsavia piuttosto che di Praga, piuttosto appunto nei paesi baltici, insegnano quello che insegnano al Centro Sperimentale di Roma, cioè come gestire il set, ma il lavoro del produttore te lo impari sulla tua pelle o non te lo impari, insomma, no? Quindi il progetto che presentammo al programma Media all'epoca era proprio questo, con l'obiettivo di riempire un gap a livello geografico, quindi paesi dell'est e Mediterraneo, perché manca.
riempire un gap anche a livello di entrata nel mondo professionale, cioè noi ci rivolgiamo ai giovani produttori, a quelli che stanno cominciando nella loro, no, per il loro percorso professionale in questo campo. Non chiediamo che abbiano già prodotto 2 film, 3 film, piuttosto che abbiano già un curriculum. Possono essere, potevano, forse adesso ci stiamo concentrando di più, appunto l'età, no? Intorno ai 30, 40, insomma chi inizia nella professione perché ha avuto un percorso diverso o perché è maturato a questo punto oppure perché ha fatto delle scuole, l'università, quello che è, insomma ha iniziato un percorso e è quello che vorrebbe fare, no? Quindi ci fu approvato da Media il progetto, cofinanziato all'epoca, insomma da una serie di strutture a livello territoriale, quindi Regione Lazio, Centro Sperimentale, insomma avevamo una serie di partner, perché Media ti dà sempre la metà di quello che è il costo complessivo, no? Quindi fai un budget, loro ti danno anche per la formazione appunto la metà e l'altra metà devi essere tu capace di trovarla. Ed era un programma molto ambizioso, abbastanza incasinato all'inizio, insomma adesso si è focalizzato, sono 3 workshop all'anno su 3 temi molto precisi, insomma, che sono quello dello sviluppo creativo è il primo workshop, gli aspetti legali e finanziari è il secondo, e il terzo è quello del marketing e la distribuzione, no? Quindi il percorso completo è un po' questi giorni. Sì, noi lo portiamo avanti appunto l'anno prossimo, 2015, sono 10 anni, insomma facciamo il compleanno. Si accede facendo una domanda, è un corso appunto in inglese, in Europa, e facciamo questi 3 workshop in diversi posti. Per dire, quest'anno siamo stati il primo nella Regione Lazio, il secondo in Germania e il terzo in Polonia. L'anno prossimo abbiamo un accordo con la Regione Sardegna per il primo workshop, poi saremo in Lituania per il secondo a giugno e il terzo lo facciamo a Bologna con la Cineteca. Quindi insomma ogni anno abbiamo diversi partner. Si chiama Maya Workshops, poi vi do anche, ho portato un po' di dépliant. Durante il forum di coproduzione. Sì. E AVE è un progetto che ha una storia ancora più lunga, perché credo che siano 25 anni che è presente sul panorama europeo. Esatto, sì, esattamente, sì, devi aver prodotto già qualcosa, insomma è un livello diciamo più alto. Noi da Maya, diversi, no, giovani produttori che escono da Maya poi passano a fare AVE in un secondo momento. E, quindi ecco, abbiamo cominciato appunto nel 2005 con Maya e l'anno prossimo sono 10 anni. Accanto a Maya, cioè dopo insomma, però sono nati appunto nel 2009, vedete, progetto Hermes, il programma di formazione per produttori di Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia e Ucraina. Abbiamo cominciato con Alessandra a sviluppare una serie di iniziative di formazione che fummo chiamate all'epoca dal Consiglio d'Europa, con cui appunto avevamo già lavorato per Eurimage, insomma altre cose ci conoscevano, ma soprattutto perché stavano cercando proprio una struttura che potesse svolgere dei corsi in questi paesi, dove ancor più che in Polonia, nella Repubblica Ceca, piuttosto che nei paesi baltici, ancor più c'è il discorso della produzione dall'alto, insomma questa era proprio Unione Sovietica e quindi c'è un analfabetismo e un desiderio insomma di imparare, di cominciare a gestire una produzione dal basso, diciamo, e siamo stati molto contenti di portare avanti, è stato un anno nel 2009 e poi più avanti abbiamo invece, ecco, i progetti con a Yerevan in Armenia, l'Università di Tbilisi in Georgia, e abbiamo fatto, ecco, vedete, 2012-2013, abbiamo fatto tutta una serie di workshop in Armenia, in Georgia, in Ucraina, Kiev. Facciamo 2 workshop all'anno, uno sullo story development, quindi lo sviluppo creativo delle storie, e un altro proprio sui aspetti della produzione. E quindi è stato molto interessante, insomma abbiamo una rete di contatti adesso in quell'area che è veramente affascinante, insomma, e quindi ho portato avanti, diciamo, in parallelo l'attività di formazione e l'attività di produzione fino al 2010, no? In cui abbiamo deciso di chiudere la società perché era un bagno di sangue, insomma, basta.
ci siamo resi conto che appunto a livello manageriale non stavamo facendo un buon lavoro, insomma, quindi meglio farlo fare agli altri, occupiamoci della formazione e poi mano a mano, insomma, no? Con consulenze, con altre cose, il discorso della produzione lo portiamo avanti comunque perché ci interessa. Quindi dal 2012-2013, sì, sto portando avanti appunto un corso al centro sperimentale, questo ormai appartiene al passato, ho messo fino al 2013, e adesso c'è, no, il Maya Workshops dal 2005, qui vedete un po' più approfondito il discorso, e tutti i partenariati finanziari che abbiamo dovuto creare negli anni, cioè lì c'è sempre il discorso del produttore, no? Cioè, tu produci un film come produci un programma di formazione, devi comunque capire a chi è rivolto, dove andare a rivolgerti appunto per finanziarlo, per cofinanziarlo, per poterlo presentare, devi promuoverlo, cioè è un lavoro da produttore anche quello, no? Quindi io posso dire ho creato il programma perché viene da questa testa bacata, però da produttrice lo sto portando avanti da 10 anni con maggiori o minori difficoltà, insomma è ovvio che ogni anno devi rinnovarti, devi ripresentare il bando perché media non è una cosa che non ti dici ti metto il bollino per 10 anni e stai tranquillo, ogni anno devi ripresentare. Adesso ci hanno appena approvato un bando biennale, insomma, quindi 2015-2016 siamo coperti, però già sappiamo che nel 2000, adesso stiamo già cercando partner, per il 2017, nel 2016 dovremo rifare il bando, quindi bisogna guardare avanti, insomma. E con Maya stiamo girando anche i principali mercati, di cui parleremo dopo, no? Berlino, Cannes, ma anche tutti quei piccoli mercati di coproduzione, che se tu hai un progetto in sviluppo e stai cercando partner, è il caso che, no, li frequenti e devi scegliere quali sono quelli giusti per il tuo progetto, li devi conoscere perché ognuno è diverso. Quindi tu sai che se vuoi sviluppare un progetto con i paesi europei, con i paesi dell'est, ti conviene andare a Cottbus, dove sono stata agli inizi di novembre, piuttosto che a Trieste a gennaio, o no, ce ne sono molti, insomma, poi vedrete in questi giorni anche, ci sarà un focus anche su questo. No? Scusi, aspetta, forse serve... Quanto concerne la sua presenza anche al mercato di Cannes, ad esempio, ci può spiegare un po' come avviene, cosa avviene, quali sono le dinamiche che si sviluppano all'interno di questa... Del mercato? Sì, sì, perché sì, magari sì, potrebbe essere utile. Assolutamente, ah, però lo... Ah, esatto. Sì. La sua esperienza. Sì, 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 domani lo facciamo, domani c'è anche su questo, insomma, parliamo della filiera produttiva e parliamo anche appunto del, no, i posti dove si concentra l'interesse e la necessità del produttore, e i mercati è sicuramente uno di questi, vi ho portato anche dei cataloghi, insomma domani lo affrontiamo senz'altro. E, vabbè, per concludere poi che cosa succede? Insomma, continuo a fare la consulente sia per media che per altre società, insomma all'Atere, il bando sviluppo di media, appunto, cosa che lo posso dire adesso perché lo sto facendo molto meno, non lo faccio quasi per niente perché è comunque non vincolato a un segreto, perché i lettori di media fanno parte di un albo che è pubblico, però tu non saprai mai qual è il lettore che legge il tuo progetto, giustamente, no? Credo che sia importante che a livello europeo funzioni in questo modo, insomma c'è una trasparenza perché i lettori sono selezionati da media e sono resi pubblici, però appunto la discrezionalità della valutazione è giusta, anche perché sono due lettori per progetto e la responsabilità è grande. È diverso in quest'ultimo lavoro che sto facendo adesso, insomma, perché siamo assolutamente strapubblici, insomma, sto lavorando con la Commissione Cinema al Ministero, cosa che mai mi sarei aspettata in vita mia di andare a fare, insomma, perché no, era una cosa che era talmente fuori dalla portata di chiunque, insomma, lavorare al Ministero, alla Commissione, che proprio non ci avrei mai pensato. Tra l'altro, con il tipo di attività che ho fatto finora, il tipo di figura, diciamo, che mi sono costruita, ho molte più conoscenze, più legami, più rete, diciamo, all'estero che non in Italia.
Sono anche membro dell'EFA, che è la European Film Academy, no? La quale ha questa cosa straordinaria di coinvolgerti appunto nella valutazione, devi scegliere i film europei migliori dell'anno, il che significa che ti vedi un sacco di cose di film europei. Io di cinema italiano sono ferrata fino a, no, se il livello di film europeo conosco, ma il cinema italiano non sono una grande frequentatrice di, no, non vado 3 volte alla settimana al cinema. Mi piace sicuramente, ho una sensibilità acquisita negli anni che mi porta a intuire se un progetto piuttosto che un film rientra nelle mie corde, ma non è una grande specializzazione, no? È successo che nel mese di maggio di quest'anno, per la prima volta in assoluto, il Ministro della Cultura ha indetto un bando per la partecipazione appunto alla, no, far parte della Commissione Cinema. Ho ricevuto telefonate da amici e mi hanno detto: senti, manda il curriculum, almeno diamo un segno, insomma, di qualcosa di indipendente, di esterno, di non legato alle politiche appunto italiane. E ho detto: vabbè, ma voglio vedere se cambia qualcosa. E ho mandato questo curriculum senza quest'ultimo, no, un paragrafo che vedete, insomma, che finiva lì dal 94. E sono stata selezionata, che è una cosa che mi ha lasciato assolutamente senza parole. Insomma, mi è arrivata questa telefonata a fine luglio, il 27 di luglio, dicendo: volevamo confermarle che è stata selezionata. Scusi, confermare cosa? Come? Io ho mandato, dice, è stata selezionata, prima riunione il 4 di agosto, riunione di insediamento. Benissimo, grazie, sono onorata, aiuto, no? Che responsabilità! E allora ci siamo trovati lì in 8, tra cui c'è Massimo Causo, che probabilmente moltissimi di voi conoscono. Ecco, straordinaria persona, insomma, sono molto molto contenta di averlo lì con noi. E quindi stiamo affrontando questa nuova avventura, insomma, che, no, ci dà ovviamente una posizione di grande visibilità, contrariamente a media, insomma, di grande esposizione, perché, no, sei ovviamente ritenuta responsabile della promozione piuttosto che bocciatura di un progetto, e allora arrivano tante domande, di anche consigli, come devo presentarlo, che dici, insomma, perché me l'avete bocciato, che posso migliorare, insomma, e uno ovviamente cerca di, siamo in 8, non sono da sola, no? Per fortuna c'è una grande condivisione, insomma, nella commissione, però appunto siamo anche molto esposti, ed è una grande responsabilità che facciamo ognuno di noi al proprio meglio, no? È una situazione molto complicata quest'anno, perché la commissione è stata nominata appunto a fine luglio, abbiamo cominciato a lavorare a settembre, quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, in 4 mesi stiamo facendo un lavoro arretrato che arriva da dicembre dell'anno scorso, quando è decaduta la commissione precedente. E allora abbiamo una quantità di progetti da valutare in tempi disumani. E purtroppo non è una buona cosa, nel senso che la serenità e la concentrazione necessaria per poter valutare correttamente un lavoro viene a mancare, no? Però cerchiamo di fare il nostro meglio, speriamo di non star facendo troppi torti, insomma. Abbiamo già pubblicato le prime delibere, insomma, mi sembra che il responso sia abbastanza positivo. Adesso dovrebbe essere uscita la seconda sessione, insomma, stiamo, insomma, cercando di recuperare il tempo perso. So. Ci sono le audizioni, settimana prossima c'è un'altra 2 giornate di audizioni per i corti, in cui purtroppo non potremmo esserci né Massimo né io perché siamo a Torino, però insomma, appunto, essendo in 8, per fortuna ci si distribuisce anche il lavoro, no? Viene la selezione, cioè tutti e 8 voi selezionate un giorno, che ne so, solo un periodo, solo le sceneggiature, lungometraggi? Non lo decidiamo noi, no, questo lo decide l'ufficio. Allora l'ufficio stabilisce, appunto, ci sono delle scadenze, no? Scadenze per la presentazione delle domande, ci sono 3 bandi l'anno per le opere di lungometraggio di attori affermati, per le opere prime e seconde, per i cortometraggi, sono 3 bandi diversi, in 3 sessioni diverse. Quindi tu hai già delle date in cui devi, entro le quali devi presentare il progetto per essere valutato appunto la commissione successiva. La commissione acquisisce i materiali, diciamo, è in
regime di normalità dovrebbe poter leggere tutti i progetti prima di arrivare all'audizione. L'audizione, io sto cercando di vederla in un altro modo adesso, perché per forza non riusciamo a leggere tutto. Quindi per me l'audizione adesso assume un valore maggiore di quanto potesse avere prima, cioè è un pitch che tu fai del tuo progetto, ci devi convincere, no? Ci devi portare tutti gli elementi che hai per poterci dire questo è un progetto valido, è valido perché a livello di, no, di sceneggiatura, di equipe, tecnico-artistica, a livello di produzione, lo sto costruendo in questo modo. Io perché sono abituata a Conmedia ragiono in termini di strategie, no? Ho delle strategie di sviluppo, strategie di produzione, voglio svilupparla con questi partner, cioè ci devi convincere. La quantità di progetti che arrivano è impressionante, cioè ogni bando di cortometraggi arrivano 70 progetti, ne passano 10, 12, 15. Ma riuscite, no? A leggerli tutti oppure ci sono... Adesso stiamo riuscendo a leggere quelli che ci convincono. Quindi l'audizione è diventata prioritaria, poi leggiamo tra l'audizione e la delibera quelli che ci convincono di più, no? È per forza così. Sì, perché è una sì. Domanda che mi sono sempre fatta. Sì, sì, forse in passato era diverso, o spero che lo sia diverso anche l'anno prossimo, insomma, dove dovremmo entrare al regime, no? Cioè dovremmo cominciare ad esaminare nel primo trimestre le domande che sono pervenute appunto a dicembre, no, non mi ricordo, cioè le date adesso non ce l'ho, però... Piano piano uno poi si distribuisce, io leggo questo, leggi quello, poi ci scambiamo, ma a regime è un discorso. Adesso stiamo facendo il lavoro che prima facevano 4 commissioni, perché c'era una commissione per appunto gli interessi culturali, lungometraggi di autori affermati, c'era una commissione che valutava, credo, opere prime e seconde e cortometraggi, un'altra che valutava i film de sé, facciamo anche lo sviluppo sceneggiature. Cioè, erano 4 commissioni, adesso è una. No? Facciamo il meglio che possiamo, sono sincera, più di così è umanamente impossibile. Insomma. Il tutto poi per la gloria, si è inteso che non ci pagano una lira, lo facciamo perché è un dovere istituzionale, perché è una cosa che uno fa appunto perché crede nel cinema italiano, perché non pagano. La legge stabilisce che no, è senza oneri a carico dello Stato, il che è anche una cosa, io ritengo, non consona, insomma, anche poco rispettosa del lavoratore, no, del lavoro che fai, perché sinceramente poi con un tale carico di responsabilità ci dovrebbe essere quantomeno un cachet simbolico per ogni riunione che fai, insomma, qualcosa, no? Anche simbolico. Non dico che dobbiamo essere pagati appunto in relazione al lavoro che facciamo, perché sarebbe una cosa, però una cosa simbolica, insomma, penso che sarebbe giusta. Che su questo penso siamo tutti d'accordo, non solo noi che ne facciamo parte, ma anche gli altri, insomma, dovrebbe essere, perché da una parte vieni selezionato perché sei tra i massimi esperti del settore in Italia, e dall'altro non ti viene riconosciuto neanche a volte il pranzo, per dire, cioè dobbiamo ringraziare quando ci offrono il pranzo il giorno in cui abbiamo delibera, dalle 9 del mattino fino alle 6 del pomeriggio. E allora non credo che in altri paesi d'Europa funzioni così, insomma, anzi. E vabbè, non ne faccio appunto una questione, anche perché, ecco, sono onorata e mi fa molto piacere far parte di questa struttura, insomma, anche perché appunto le persone con cui sto sono persone di tutto rilievo, e, no? Però ecco, quindi vabbè. Sì. Fate la vostra selezione leggendo prima i soggetti, quindi se il soggetto convince passate alla sceneggiatura, oppure dovete per forza leggere... È quello che spiegavo adesso al tuo collega, cioè adesso non riusciamo a leggere tutto perché sono troppi progetti. Stavo dicendo, partite dal soggetto, dal trattamento. Adesso partiamo dall'audizione. Partiamo dall'audizione e la consideriamo veramente come, no, come succede nei mercati, un pitch.
Cioè tu mi vieni a raccontare il tuo progetto, io capisco da come tu me lo racconti. E l'audizione, diciamo che prima era... Certo, però è difficile per una persona a parole spiegare un qualcosa che poi sulla carta, scritta... È naturale, all'audizione vengono il produttore e il regista normalmente, certo. No? Quindi ognuno spiega dal proprio punto di vista che cos'è il progetto, che senso ha per lui, perché ha scelto di farlo, qual è il suo legame con il progetto e no? Che cosa vuole portare avanti, appunto portandolo lì. E le cose vanno accompagnate, è evidente, insomma, una valutazione del progetto come costruzione produttiva, della sceneggiatura, dell'insieme che ti hanno portato strategicamente, no, che luogo ha nel panorama dei film che tu stai finanziando e comunque dei film che vengono prodotti in Italia, devi inquadrarlo, insomma. Quindi poi adesso, ecco, vi dico, siamo in una situazione tale di stress che è difficile, no? Serenamente dire lo mettiamo in quest'ordine, leggiamo prima la sceneggiatura, poi facciamo questo, poi facciamo quello. Mi auguro con l'anno prossimo di riuscire a fare un lavoro in questo senso. Beh, andiamo a vedere un buon lavoro. Grazie, grazie. Quindi vabbè, siamo arrivati appunto allo stato attuale, questo lo possiamo chiudere. Io direi, se siete d'accordo, di prenderci una piccola pausa adesso e poi fra anche 5-10 minuti riprendiamo e facciamo la seconda parte. Va bene? Grazie.